Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Tre Chiacchiere con. Oggi siamo con Germano Bonazzi, grazie mille per aver accettato. Grazie a te per l'invito. Sono molto Allora, felice di essere qua. sì, grazie. La domanda che con cui comincio ultimamente, con cui comincio sempre è: che lavoro volevi fare da bambino? Che io ricordi, io ho sempre voluto disegnare fumetti. Ok, quindi era già quello proprio fin da Sì, bambino. sì, sì. Ok. Allora c'erano i fumetti, non c'era altro. Poi a me piaceva disegnare, perciò Il primo ricordo non di te c'era che tutto quello che disegni? c'è adesso. Il primo Come ricordo di te ti... che disegni? Beh, io già alle elementari disegnavo parecchio, più che altro copiavo tutti i disegni, tutti i personaggi della Walt Disney, Topolino, sai, Paperino, Tex. Copiavo moltissimi fumetti, sì, e poi mi piaceva proprio disegnare. È un'età comunque che viene più naturale disegnare. Quando si è bambini, così tutti i bambini disegnano. Poi qualcuno continua, qualcun altro invece c'è di altre cose. È un peccato che, non, che si perda, che gli adulti lo perdano, anche se poi magari non fanno questo di lavoro, però che perdano questa cosa di disegnare, perché comunque è bello, è rilassante, è un'espressione artistica. Quindi Certo. anche se Sì, uno non lo fa da... è. Penso che sia normale comunque che succeda così, ecco, penso che sia nell'ordine delle cose. Quindi il fumettista è un adulto che è rimasto anche un po' bambino. Beh, sì, perché è una passione che hai fin da quando eri bambino, cioè, almeno per me disegnare è sempre stata la mia vita. È così, insomma, penso che sia Invece, uguale anche per quelli che suonano, che fanno certo. musica, ok, non so, cosa che riguarda un po' tutte le arti, ecco. Certo. E invece letture da bambino, quindi che cos'erano? Disney? O c'era già anche qualcosa di un po' più adulto, tipo Tex, appunto? C'erano i fumetti, senz'altro, però, i fumetti sì, però, diciamo, quando andavo già alle scuole medie, a me piaceva molto anche leggere i libri, i romanzi, non so, i libri di Giulio Verne, ad esempio, libri di avventura. Beh, ho letto quando ero molte, cioè, bambino anche molte fiabe per bambini, non so, tipo Pinocchio, ecco, cose del genere. Insomma, mi piaceva anche leggere, Certo. ecco. E a scuola chi è che si è accorto di questa predisposizione al disegno? Magari qualcuno, un professore o... Alle scuole medie già mi avevano consigliato un indirizzo artistico perché vedono che Ok. mi piaceva molto e quindi mi avevano sì, i miei a dire il vero, i miei non volevano che facessi il dottore, io dottore, ma figurati. Poi quando ho scoperto che a Ferrara c'era l'istituto d'arte, cioè io volevo andare lì, non volevo andare da nessuna altra parte, ovviamente quella era la scuola per me Certo. e, Ed è stata sì. una fortuna che ti abbiano assecondato, perché non sempre succede così. Sì, è stata per me è stato molto meglio perché sicuramente facendo un'altra scuola non mi sarei trovato giù. Magari ecco, avrei studiato, però avrei fatto fatica ad arrivare alla sufficienza, ecco. Certo. Perché poi a dire il vero, anche quando ho fatto il dosso dosso, sì, andavo bene in disegno, invece nelle materie culturali, insomma, andavo verso la sufficienza, eh? Non è che fossi per lo strumento moderno. Dopo io rimediavo molto con le materie operative. Certo, che però anni fa dire voglio fare il fumettista, voglio fare i fumetti, era per i genitori dell'epoca era un po' una cosa come dire, no, trovati un lavoro vero, un lavoro serio. Sì, perché beh, mio papà ha sempre voluto che io facessi un altro lavoro, anche già quando lavoravo per Bonelli, lo menava sempre. Ah, Mi era ok, fatto così. niente. Ma fa, non sarebbe mica un lavoro questo. Eh sì, Niente, non si è reso neanche quando era già un voleva. lavoro fisso. Esatto, voleva che facessi l'autista, l'infermiere. Una volta un mio amico mi ha anche
era Dino Marsan, che fa anche un illustratore. Comunque lui già sotto i 20 anni, questo lui ha partecipato per concorso per l'Enel e mi disse: guarda, che c'è posto anche per altri, se ti iscrivi. Insomma, lì praticamente io ho capito, se ti iscrivevi, cioè, facevi questa prova, dopo era abbastanza sicuro che ti prendevano, ma io, cioè, assolutamente, no, scherzi. E non guadagnavo quasi pochissimo in quell'apoca lì, cioè era molto Certo. meglio andare a lavorare per l'Enel, cioè uno Certo. stipendio senz'altro, con tutti i vantaggi del lavoro, Del posto fisso. del posto fisso, sai, le ferie, la mutua, i contributi, cioè tutte le cose che noi lavoratori autonomi, diciamo, non abbiamo, ecco. Esatto, non si sa nemmeno che cosa sono i lavoratori autonomi, Io queste cose non le da conoscono 5 anni proprio. qui continuo a lavorare, perché non è che posso aspettarmi la pensione. È una Esatto. cosa che ce l'ha uno che versa i contributi. Se noi... Esatto, 2 settimane fa ero con Roberto Diso che siamo andati a Lucca collezionando, lui ne ha 93 e sta disegnando, sta facendo Mister No, quindi non ci si ferma mai, si va un po' per No. passione e un po' Beh, certo che per continuare. se uno si mantiene in forma, insomma, non è faticoso disegnare, impegna un po' mentalmente, ecco. Certo, assolutamente. Però deriva proprio da una passione interna che uno non ne può fare a meno, è una passione forte che poi uno ha fin da piccolo. Certo, il tuo lavoro, alla fine anche il tuo lavoro è anche una cosa che ti piace, ecco. Che ti gratifica, certo. Sì, perché E crei, quindi fai delle cose, dopo... insomma. Certo. E dopo l'istituto d'arte? Dopo l'istituto d'arte ho fatto il militare, ho lavorato per degli studi pubblicitari, Ok. poi sono andato alle di fumetto. Ok, che è stato il primo approccio proprio con il fumetto. Con i fumetti, beh, il primo no, perché avevo già fatto qualcosina Ok. qui, perché qui a Ferrara c'era un professore che lavorava, aveva fatto delle cose per i fumetto. Io l'avevo aiutato perché lui era molto lento e allora ogni tanto gli chiedevo se dava una mano, e già avevo fatto dei disegni per lui, insomma una cosa si Ok. era già stato, però era lui. Cioè, il suo metodo di lavoro era il seguente: cioè, lui aveva una marea di fumetti, sfogliava tutti i fumetti finché non trovava un'immagine che andava bene per la sceneggiatura. Per esempio, un uomo che compie un'azione. Prendeva questo fumetto, poi gli serviva, non so, una macchina, trovava una macchina dall'altra parte, insomma, facevo collage. E per cui il lavoro era sfogliare i fumetti, trovare delle immagini che ti servono, metterle insieme, ricalcarle, insomma, e poi passare a china. Però no, cioè, a me non piaceva tanto. Ma lui, Certo. questo qua è sul sistema di lavoro. Infatti dopo però si vede anche la differenza di stile, perché se prendi un personaggio da un autore, una donnina da un altro autore, alla fine si vede anche la differenza di stili. Poi lui era molto bravo a comporre, a dire il vero, era molto bravo a inchiostrare, però insomma sono andato lui qualche volta, stavo tutto il tempo a sfogliare questi fumetti, ma non, in Non era effetti non proprio quello che era sognavi tanto. come lavoro, certo. Poi non era neanche corretto, Certo, corretto perché, cioè, puoi sempre copiare, qualche volta ho copiato anch'io, certo. Certo. perché poi, cioè, sempre da questa cosa qua, no. Perché ho cominciato così, allora mi è rimasto questa cosa di copiare, però non va tanto bene, non va tanto bene poi, perché poi si vede anche, insomma, che copi una figura bellissima che l'ha studiato un altro, però tu non sei in grado di rifarla in un'altra posizione, ad esempio, e No, non certo. funziona proprio così. Cioè, Si capisce che non è tua, qualcosina ho certo. copiato anch'io, però poco, molto poco, di vero. È certo, Da, da, perché poi dico, da, dico magari da serve per fumetti, partire. dico da fumetti, perché Certo. se uno prende una foto è un'altra cosa, una foto secondo me No, si può certo. copiare, perché tu dopo
la devi trasformare, la devi Beh, lì elaborare. non è copiare, lì è una referenza che uno prende È come una ispirazione, referenza, eh. esatto, e poi trova il suo modo di raccontarla. Certo, sì, perché ci sono, a seconda dello stile, molti usano moltissimi riferimenti fotografici, ma anch'io ne uso parecchi, e È a certo. seconda dello stile, dopo lo elaborano più o meno, ecco. Certo. E E l'esordio con Eddie Fumetti dicevo, fu con 44 Magnum. lì, no, beh, no, mi dettero un paio di collane da fare, uno fu 44 Magnum. Ok, che è Però proprio il ho numero uno. fatto anche degli altri albi sparsi, delle collane diverse. E insomma, lì fu un po' una palestra, lì da il fumetto, perché diciamo che con le capacità che avevo non potevo ambire a qualcosa di più, diciamo. Allora sono rimasto lì finché, diciamo, non sono stato in grado di propormi a un altro editore, ecco, questo avvenne nell'89, Eh certo. mi sembra, che sono andato da Bonelli, mi presentai nell'89. Esatto, quello fu Il primo pubblicato, ma non il primo disegnato, se mi ricordo bene. sì, il primo pubblicato, ma non il Il primo secondo disegnato, sì, il disegnato, esatto, perché l'hai detto al secondo, sì. salotto quella sera, esatto. Sì, Però vero. dico, però pensavo, no? Perché molti dei tuoi colleghi hanno esordito in casa editrice come l'Edi Fumetto, come e tutti quei, magari quei Bonelli, che però erano una palestra per chi cominciava e per chi doveva migliorare e fare pratica, che oggi non ci Sì, sono più. no, non ci sono più. Oggi non è più possibile, ma però adesso ci sono moltissime scuole di fumetto, che una volta non c'erano. Mi sarei anche iscritto alla scuola di fumetto, ma proprio non c'erano, oppure anche se c'erano, perché c'era una scuola di fumetto a verità a Bologna, però io non avevo soldi, quindi non potevo neanche, Era un non modo avevo per neanche cominciare e titolo. provare. Sì, se avessi avuto la possibilità, io anche perché sarei entrato in contatto con dei professionisti, Certo. e lì, insomma, anche quello lì è importante, insomma. Però io non è che avessi dei soldi. Io, diciamo che all'inizio degli anni io ho alternato dei lavori di fumetto alla illustrazione per la pubblicità, e poi comunque anche per la di fumetto io ho fatto diverse copertine. Ok, Cioè, anche gli albi di 44 Magnum e di Fox sono stati tanti. mi sembra una decina, Eh qualcosa del sì, genere. una decina è una decina, grosso modo. Ho fatto anche Fox, una decina Sì, anche di Fox. sì. Tra l'altro dal numero uno. Sì. Che Esatto. lui era, le fattezze erano quelle di Sylvester Stallone. Eh sì. Aveva la mania di ricopiare dagli attori. E all'epoca la pubblicità pagava Dopo. un pochino meglio del fumetto. Sì, perché lì a dire la verità, ci faceva fatica a tirare lo stipendio anche facendo un albetto al mese. Sì, guadagnavi, però era Ma proprio uno stipendio. un albetto al mese, l'albo era di 112 pagine. Sì, erano 104, mi sembra. Perché qui la Comics Box mi dà 112 pagine Magnum e anche la. Beh, magari si sbagliano Comics Box, comunque Comunque più di erano 100 sull'ordine del pagine. centinaio. Sì, io In un riuscivo mese? a farne uno al mese. Wow! Spesso c'era Sono tre l'ultimo tavole giorno al prima della giorno. spedizione che capitava che io disegnavo, facevo la nota in bianco anche perché ero sempre in ritardo. Però pur di consegnare il giorno 5, non so, io magari mi facevo una nota in bianco per finire le ultime cose. Sì, quello succedeva. Adesso non lo faccio più, però Vabbè, ma quando non ero è più che eri tu giovane, in sì, avevo più ritardo. energia. Eh certo, ma non è che eri Cioè, tu in ritardo, è che tre tavole al giorno sono tantissime. erano praticamente, se Se sono paragonato centinaia. a Bonelli, erano fare 30 pagine al mese.
come numero di vignette. Ok. Infatti lì vedi, andando, avendo così poco a disposizione, non potevo neanche stare tanto tempo sulla vignetta, quindi diciamo sì, è vero che imparavi a disegnare, però andando così talmente in fretta, non avendo il tempo di soffermarsi sulle cose, alla fine non impari tantissimo. Cioè vai avanti, però non hai tempo di approfondire, non so come... Di sperimentare anche, di provare. Sì, per esempio, un po' ti accontenti del primo risultato che viene, non approfondisci, magari invece puoi far meglio, però non hai tempo, e allora vai avanti, e allora, sì, impari, però un po' lentamente, diciamo. Ecco. Diciamo più lentamente che se avessi più tempo. Io, cioè, per esempio, io quando ho cominciato a lavorare per Bonelli, che avevo un po' più tempo da dedicare alla pagina, io ho visto proprio una trasformazione più veloce, insomma, nel modo di disegnare. Certo. Almeno anche per che me... c'era una calma e una tranquillità diversa, no? Sì, poi sì, potevi lavorare, se una cosa non ti piaceva la rifai, la rielabori, finché, insomma, non aggiunti un risultato che ti vada bene. Prima non certo. Era possibile, perché se no non riuscivo a consegnare in tempo, quindi... E se non consegnavi non ti pagavano. La certo. Via di mezzo, ecco, tra quello che ti piace e quello che può andare... No, bisognava, era troppo veloce. Ma tra l'altro, tra Edi Fumetto e Bonelli, io ho trovato due albi di edizioni editrice Squalo. È sempre la Edi Come Fumetto loro. Che... Ah, ok, perfetto. Alla fine aveva cambiato nome. Ah, ok, perfetto. Ok. Ma poi ho fatto anche qualcosa per Coniglio. C'è anche un 8 pagine per Splatter, Casa Dolce Casa. Ah, sì, anche. Eccolo. Ah, ok. Oddio, questo me lo ricordo. Era di blu, è certo, sì, come no. Sì. Eh sì. Eh sì. Queste erano, non te lo faccio vedere all'interno perché è molto hard. Esatto, se no ci chiudono il canale. Però mi ricordo, io ce ne avevo un bel po' di albi di blu, era una bella collana che molti pensavano fosse solo per guardare le donne nude, invece no, c'erano grandi disegnatori che stavano crescendo, quindi anche artisticamente erano poi magari fatti anche, non so, magari anche un po' velocemente, però poi c'erano tanti grandi disegnatori che poi sono diventati disegnatori di fumetto in pianta stabile. Sì, per certo, perché soprattutto poi nella scuola romana di fumetto, penso che se ne fossero parecchi dei Eh disegnatori sì. che hanno cominciato da lì. Su Eh sì. Splatter c'era anche Marco Soldi. Sì. Sì, è vero. Sì, Beh, eravate in tanti. io credo di aver fatto solo un fumetto, siamo un racconto, Sì, ma mi dà già solo lavoravo Casa Dolce Casa. Esatto. per Bonelli, quindi ho Ma fatto solo una cosa. dopo Edi Fumetto, dopo Splatter, eccetera, eccetera, ti eri accorto che eri migliorato abbastanza da poter provare in Bonelli o quando ti hanno chiamato tu Ma stavi ancora... io da Bonelli avevo già provato, ero andato già alla Fiera del Libro già anni prima, Ok. però non mi avevano contattato. Cioè, già, non so se fosse stato l'84, l'85, io già alla Fiera del Libro avevo provato a andare allo stand Ok. alla Bonelli con dei disegni, ho lasciato i miei dati, eccetera, però non mi hanno contattato. Ma hai fatto anche delle prove per un personaggio all'epoca? No. Cioè, hai No, provato no, andando no. qualcosa di loro? No. Ok. E quindi invece dopo sono stati loro a contattarti o tu hai riprovato? Sono andato all'anno 89 e con un portfolio, eccetera, e in seguito dopo mi hanno contattato. Dopo mi hanno contattato. Ok, ma quando tu sei andato nell'89 eri cosciente del fatto che eri migliorato molto e che quindi a quel punto era possibile, eri pronto per Bonelli oppure ci hai provato ma non ci credevi ancora nemmeno tu? Ma sai, in effetti io ci speravo, non è che fossi pronto.
Se riesco a condividere il video. Oh, eccolo qua. Allora, questa è la condivisione. Queste sono le pagine di prova, allora, che Sì, tu hai questa è la portato in pagina di Bonelli. prova con cui mi sono presentato Bonelli per Dylan Dog. Erano 3 pagine. Wow, che belle, molto belle. Sono stato praticamente con queste 3 pagine qua, più delle altre cosine, che però addirittura non avrei neanche dovuto portare, perché poi erano dei ritagli che erano cose diciamo, che avevo fatto per le di fumetto, che erano abbastanza accettabili, ecco, però sarebbero bastate queste 3 pagine qua, ecco, Beh, ma diciamo. sono molto belle. Sì, magari, ecco, È un bel non Dylan. so, magari la donnina qua che mangia il cadavere, magari non è forse non è una bella idea, No, però perché no? Beh, il Dylan dell'epoca era molto, molto forte, molto splatter, molto, no? splatter, sì, faceva meglio lo Appunto. splatter. Quindi ci stava assolutamente. Che bello, grazie Comunque, di averle condivise perché è una chicca questa. E che tra l'altro poi non ti è mai capitato di disegnare Dylan. no, ma in effetti io ho sempre disegnato la Tannever. Appunto, però bisogna fare un appello qui. Una storia piccola di Dylan, visto quanto sono belle queste tavole, secondo me ci sta, no? Beh, a me piacerebbe, però se non me lo chiedono, sai. No, adesso facciamo un appello noi, facciamo un appello noi, vogliamo una storia, anche una storia breve di magari per il Adesso io spero che invece che mi diano una storia di Tex, perché mi piacerebbe anche Wow, disegnare Tex. magari. Infatti ogni Magari. tanto mi disegno qualche cavallo, ho cominciato un po' a imparare a disegnare i cavalli, diciamo, ecco. Sì, mi piacerebbe anche Dylan, ovviamente, ma di la verità a me tutti i personaggi mi piacerebbe disegnare tutti i personaggi di Bonelli. Ho fatto le prove anche di Zagor. Ah, wow. Ho disegnato un paio di pagine di Zagor. Poi a me piace molto quando si spostano i disegnatori, anche solo per una storia, anche solo per una storia breve, capito? Però vedere il tratto di un disegnatore su un altro personaggio, a me è una cosa che piace tantissimo. Adesso dunque, Poi, per esempio, Dex c'è il magazine, c'è il color, quindi ci sono varie possibilità, oltre alla serie regolare, per Tex, fare un. vedo che ogni tanto fanno delle storie con episodi a colori. Io Esatto, speravo quello che mi infatti. dessero quelli lì, però sai, per Zagor mi hanno detto che è difficile perché. È difficile inserirmi perché hanno molto materiale su Zagor, diciamo così. Certo. E sto Però su guardando Dylan, se su riesco a Tex. mandarti le pagine, poi dopo magari tagli quando queste pause, vorrei mandarti le pagine di Zagor, però io sono un gran casinista e No, beh, siamo riusciti a non mi condividere ricordo quelle di dove le ho Dylan. messe. Ah, ok, vabbè, Cercando qua. mentre tu cerchi, io tanto faccio l'appello per Tanto un Dylan sì, o ma un Tex tuo, che mi piacerebbe molto, anche perché dalla fantascienza ai cavalli il passaggio è abbastanza importante. sì, siamo una Wow. serie. Ah, beh, Questo certo. è un collage che ho fatto io. Sì. Sono alcune copertine che ho fatto per la di fumetto. Sì, Ne ho fatte bellissimo. diverse. Su alcune di queste c'è anche la mano del maestro Taglietti. Ah, Lui ok. è insieme a Bifinandi e fosse Molino, cioè non Molino, Sì. quello più anziano, diciamo, il maestro Molino, penso che sia un nipote, forse. Comunque sono bellissime. Tra l'altro c'è un recupero in questo periodo di tutti questi fumetti. Chi li sta ristampando, chi sta facendo storie nuove, chi sta Sì, ho scrivendo visto che saggi. stanno recuperando. Esatto. Quindi Però ti è. dirò, io li facevo, però non è che avessi, non ero,
ti devo dire, con Bonelli, cioè, mi piace quello che faccio, che disegno. Lì, a dire il vero, non posso dire la stessa cosa, perché soprattutto per certe collane, secondo me, c'era troppo violenza, secondo me, in alcune collane. Ok. Tanto è vero che io adesso sono cambiato anche un po' come carattere, non disegno più tutto, e con il carattere che ho adesso io certe cose non le avrei disegnate, anche a costo di non Vabbè, farmi. però ci sta, però insomma, cambia l'età, cambia l'approccio alla vita, alle cose, e quindi uno poi magari dice, in gioventù magari uno disegna tutto perché comincia a lavorare, deve fare pratiche, quindi e poi dopo ha anche il privilegio di scegliere che cosa disegnare. Sì, perché all'epoca sì, ero diverso, diciamo, avevo una coscienza di me diversa da adesso. Insomma, quello che disegni ti rimane. Quindi, Certo. certe cose, ti dico, avrei voluto non disegnarle. Veramente, perché non mi sono Però piaciute. ci mancherebbe, però posso dirti che sono bellissime, quindi sono pezzi di storia del fumetto, quindi Sì, ma sai, queste sono copertine, ma io ho fatto gli interni. Gli certo. interni hanno dei contenuti, secondo me, Beh, era una cosa sono che oggi non verrebbero pubblicate. strutturali, ecco, Oggi non verrebbero perché pubblicate. c'erano delle cose che, non so, magari erano, non so, anche simpatiche, anche divertenti, delle altre invece no, sinceramente no. Cioè, Ma perché si tendeva un po' a stupire, un po' a scandalizzare? ma no, perché guarda, adesso non guarda, faccio fatica io stesso a parlarne. Allora facciamo una parte tecnica. Come erano realizzate queste copertine tecnicamente? Disegno, il colore era tuo? Allora, queste copertine qua possono essere realizzate a tempera oppure ad acrilico, oppure tecnica mista acrilico-tempera. Quando la te tecnica mista acrilico-tempera vuol dire che c'è un fondo in acrilico, Ok. che è un tipo di media che una volta asciugato a contatto con l'acqua non si deforma, non cambia. Ok. Invece la tempera, se tu la bagni, la tempera anche dopo, quando è asciutta, se tu la vai a bagnare, vai ancora a intaccare il colore, cambia aspetto, eccetera. Quindi l'acrilico è usato come fondo per avere un fondo che non si muove, diciamo. Certo. Sopra rifinisci tutto con la tempera. Però E all'epoca io, in per quanto si faceva esempio, una copertina così? In quanto tempo ci voleva? Io ci mettevo, diciamo, 3 giorni. Eh sì, è un bel lavoro. 3 giorni, però c'era anche il tempo per fare il disegno, quello varia, perché siccome c'è bisogno di una documentazione fotografica, infatti, per Certo. esempio, c'è questo qua di mafia, che Sì. vedi, questa qua è una foto presa da Super Sex. Poi magari questa immagine, l'uomo e anche la donnina sullo sfondo è presa da un Super Sex, però magari da un altro albo. Ci cioè, sono dei Certo. collage che si fanno. Ok. Poi, per esempio, si possono anche usare dei modelli. Allora, per esempio, questa succhia qua, Sì. la foto di lei messa così, credo che fosse mia sorella, perché abbiamo utilizzato anche mia sorella come modella. Poi dopo Ah, abbiamo ok. studiato un pochino il volto. Certo. La stessa cosa anche per questa zora a cavallo, Ok. e invece le altre sono immagini prese da un po' qui, un po' là. Sono tutti dei collage fotografici. Che storia. Vedi come somiglia a Pontello la copertina di Mafia, dove c'è l'uomo che dà un pugno, come assomiglia a Gabrio Pontello. Dopo quei baffi lui, però Sì.
Bellissimo, questa comunque, ripeto, è storia del fumetto, poi è ferma lì e quindi wow, Ah, questo bellissimo. qua era, questo disegno qua era per ricordare Bassani, hanno fatto una mostra su Bassani qui a Ferrara, e questo è un disegno Bellissimo, bellissimo. dedicato a lui, diciamo, per questo evento. Sì, Molto bello. io ho fatto un disegno bianco e nero, un altro pittore ha fatto dei quadri, anche Taglietti ha fatto qualcosa, mi sembra, un bel quadro deve aver fatto lui. Molto molto bello. E quindi praticamente ritornando, loro ti hanno dato la prima sceneggiatura di Nathan Never, che era il 4, il 6, che poi è stato pubblicato dopo. La prima sceneggiatura che mi hanno dato era Terrore sotto zero, che fu l'album, mi sembra, il numero 6. Sì, infatti mi ricordavo, ero indeciso tra 4 e 6, sì, Sì, mi sembra il numero esatto. 6. E Sì. invece poi venne pubblicato prima il Monolito Nero come numero 2. E come fu l'approccio con la fantascienza? Perché fu una novità assoluta per Bonelli. Fu una cosa entusiasmante, veramente entusiasmante, perché a me la fantascienza è sempre piaciuta. Poi, quell'epoca c'erano le riviste di Metal Hurlant, c'erano le riviste contenitore, non so, c'era Comic Art, io avevo tanti Eternauta, poi avevo letto tutta la serie di Lincal, insomma, Moebius era straordinario. Un altro grande era Ghimenes, tutti i suoi albi a colori, questa fantascienza, questa tecnologia, Ghimenes era Eh sì, fantastico, fantastico. insomma. Lui poi, ho letto nella sua biografia che aveva fatto anche un corso per un disegno, sì, di meccanica, quindi lui, insomma, si vede che era Certo. c'è una base molto realistica sotto tutto quello che fa. E fui subito soddisfatto del primo albo che feci di Nathan Never. Cioè, Ma riguardandolo dopo quando i primi uscì. così così, no, non ero tanto soddisfatto, non ero tanto soddisfatto perché non pensavo tutto, soprattutto quello lì del Monolito Nero, poi no, fin dei conti no, non ero molto soddisfatto perché trovavo le figure troppo rigide, le voci non mi piacevano, insomma, prima di dire che da lì che fossi soddisfatto proprio, insomma, passò un po' di tempo. Ok. Diciamo, cominciai quando feci gli albi il 24 e il 25, Ok, La quindi prigioniera la del prigioniera del castello, castello, i vendicatori. il nuovo doppio, diciamo, ecco, lì già, insomma, qualcosina cominciava a piacermi, ecco. I primi albi Ok. Vabbè, non uno ero va a molto prendere la soddisfatto, mano, ecco. certo. Però, insomma, ma tieni conto comunque che io ci metto circa 6 mesi per fare un album, quindi diciamo un anno e mezzo, due, ecco, un po' per ingranare, ecco, poi per dire, Certo. cominciamo a fare delle cose che mi piacevano già di più. Certo. Ma la prima emozione forte da fumettista qual è stata? Qualcuno degli albi di Edi Fumetto o il primo Nathan pubblicato? Beh, Quella cosa che uno dice. Primo Nathan non pubblicato, chiaramente, anche se non era. A dire la verità, a me è piaciuto più il secondo che il primo. Cioè, quindi il primo che hai disegnato? Diciamo che mi sentivo più affine a quello che è uscito dopo, alla fine come stile, anche se Ok, dopo l'ho a provato a cambiare così, terrore sotto però zero. sì. Ok. Beh, E insomma, era comunque sì, far parte del ovviamente lì numero era due. tutta un'altra cosa, anche professionalmente poi era diverso perché è un lavoro ben retribuito, insomma, Certo, solo che certo. potevo Cominciava a starci più tempo diventare. sulle pagine, Certo. potevo fare un lavoro migliore, e,
insomma, poi prima di lavorare per Bonelli non conoscevo nessuno. Dopo lavorando con Bonelli, cominciavo a entrare in contatto con degli altri colleghi che, boh, per me sembravano figure, cioè, incontrare un collega prima era come, non so, incontrare un oasi nel deserto, era un Certo. evento eccezionale, È vero, proprio è vero. E quindi non è anche che ci magari fosse una scambiarsi i pareri, comunicazione. certo. E allora Bonelli ci invitava a questi eventi, a Lucca, ad altri, poi insomma c'erano, veniva parecchia gente in quell'epoca lì, a quegli eventi, e insomma ho conosciuto degli altri disegnatori, tanti altri disegnatori, cosa che prima non Quindi è stato succedeva. non solo passare a una collana importante, poi il numero due è importante perché sei tra i primi ad uscire con una collana nuova, quindi diventa importante per quella collana, insomma, quindi al di là del fatto che poi tu ne abbia fatti tantissime e quindi tu abbia cavalcato tutta la storia di Nathan Never e poi soprattutto entrare anche a far parte del giro dei fumettisti. Certo, sì, sì, era, cioè, era bello poter scambiare delle idee, delle esperienze con altri che facevano il tuo lavoro, insomma. Certo. Cioè, è difficile perché poi i fumettisti sono in pochi, no? Cioè, qui a Ferrara, voglio dire, per tanti anni sono stato solo io. Proprio non conoscevo assolutamente nessuno. Dopo un po' di tempo conobbi Romanini che stava a Bologna e ogni tanto lo andavo a trovare. Dopo tramite Romanini, conoscevo Venturi, insomma andando a Bologna ogni tanto facevamo le nostre sortite a Bologna e incontravamo dei fumettisti, insomma. Certo. Che poi diciamolo, oggi Bonelli è ancora un traguardo per chi vuole fare fumetti in Italia, ma all'epoca era il traguardo. Sì, certo. Allora era come entrare in Serie A. Sì, Esatto, assolutamente, certo. Sì, però, sì. nonostante questo, il tuo papà voleva comunque che non si arrendeva, voleva che tu facessi un altro lavoro. Sì, è vero. Niente, niente, non c'è. Non si Sono riuscito a fargli convince. cambiare idea. È perché esatto, perché poi se uno non ha la percezione magari di che cos'è Bonelli, di che cos'è il mondo Bonelli, eccetera, eccetera, non si accorge magari di dove eri arrivato. Ma è che uno per sessione del trovare lavoro è uno che prende la paga, che ha la pensione, che ha la busta paga, che ha il posto fisso. Questo qua è il lavoro. Quelli che fanno un'altra cosa, magari, o no, hai un'attività che, non so, hai un negozio, hai una bottega, hai qualcosa di Esatto, solido. perché tu non hai Fare una cosa fumetti, sì, è fisica una che si cosa un possa vedere. po' aleatoria, insomma, boh. Esatto. Esatto. Perché se c'è un negozio c'è una cosa fisica che puoi vedere e toccare con mano, mentre il fumettista non c'è niente in mano, tra virgolette, non c'è un... Esatto. Nella Non hai un percezione. contratto, non sei assunto, non è come lavorare per lo Stato, Certo. che è il tuo posto. Allora, magari questa cosa qua. E poi diciamolo, stiamo parlando di una generazione che, perché magari i ragazzi di oggi non lo capiscono, visto che oggi è completamente diversa questa prospettiva, però anni 60, 70, 80 c'era il culto del posto fisso per tutti. Non è che c'erano alcuni genitori che lo pensavano e altri no, era così per tutti. Cioè l'obiettivo di Certo. tutti era trovare un posto solido di lavoro dove continuare a farlo e essere pagati tutti i mesi, era l'obiettivo di tutte le famiglie, trovare il Sì. posto fisso per il proprio figlio o per la propria figlia. Sì, ma io penso che sia l'obiettivo anche un po' adesso dei genitori, perché se uno ha un figlio No, penso sì, è che vero, sia. però magari se sono un po' più abituati che il figlio magari faccia un'attività che sembri strana. Adesso sì, diciamo. Si accetta più facilmente che i propri figli seguono le loro passioni, diciamo, e non è Esatto. detto che sia, non so, fare il bidello, fare il commesso, fare un posto fisso, fare lo spazzino, non è detto che siano di quei lavori lì, magari hanno delle aspirazioni diverse, e allora si
si accetta che facciano quello che, Esatto. per cui sono inclini, insomma, certo. Esatto. Mentre all'epoca decidevano i genitori, ecco perché dicevo che comunque sono stati molto bravi perché ti hanno permesso poi di seguire quello che tu volevi in un'epoca dove decidevano i genitori. Sì, cioè, sarebbe stato un po' difficile farmi cambiare idea, eh. Certo. Una volta imparato che c'era un istituto d'arte, non so, non so se mi dicevano di fare, non so, liceo classico, liceo scientifico, quelle cose lì, non so se gli avrei Certo. portato perdonata, non so. Certo, no, però magari uno avrebbe insistito, invece poi alla fine hanno assecondato, Sì, hanno ceduto e quindi, certo. cioè, per Anche fortuna perché nostra. comunque era l'istituto d'arte, che poi aveva, dopo c'era anche un biennio, alla fine ti dava la maturità artistica che era comunque un diploma che potevi fare tutto. Certo. Cioè, una volta che tu hai il diploma di maturità, puoi scegliere anche di fare medicina, voglio dire, o fare ingegneria se vuoi. Quindi ecco, questa cosa qua magari li ha anche un po' tranquillizzati, diciamo. Stavo Cioè, contando 42, 44, 46, 48, 51 me ne dà, solo della serie regolare. Sono tanti di Nathan Never. anche ho fatto io? Sì. Io Non da Comics Box me ne dà 51, poi bisogna metterci Agenzia Alfa, Universo Alfa, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che poi è extra la serie regolare, però me ne dà 51 della serie regolare, che non sono pochi. sì. Allora, ne ho fatti tanti, non so mica pochi, anche perché io ho fatto uno, due, tre giganti. Esatto. Quindi, Almeno tre cioè. giganti ho fatto. Ah no, Sono ok, allora scusa, probabilmente in mezzo ci sono anche i giganti. Perché giganti, ho Comics Box fatto uno mette tutto della insieme. Ok. Agenzia Quindi. Alfa, uno. Sì, ho No, fatto Agenzia Alfa anche. e le Cronache di Marte me le dà a parte. Quindi se sono tre giganti saranno 48. Quindi sono 48 della serie regolare e tre giganti. Più Agenzia Alfa e tutte gli extra Certo. praticamente. Beh, e tra l'altro l'ultimo è stato di febbraio 2024 e quindi praticamente tu a oggi l'hai percorsa tutta la vita di Nathan Never. Sì, direi di sì. E trovi com'è cambiato nel corso degli anni? Si è cambiato qualcosa? Ma sì, qualcosa è cambiato, senz'altro, ma cioè, io vedo che su Nathan Never ci sono tre sceneggiatori. Ed è un po' come se ci fossero tre Nathan Never, Ok. perché ogni sceneggiatore poi dà la sua versione. Beh, io dico tre, però in realtà ultimamente Serra non ha scritto molto per Nathan. Non so se adesso ha ricominciato, Ok. Però sì, però diciamo che Serra i ha fatto papà della sono storia tre. perché ha fatto altre cose poi anche. Certo. Poi ultimamente. Cioè, Nathan Never prima era l'agente speciale con le sue avventure, il suo passato ogni tanto ritorna. Ha avuto delle relazioni con diverse donne, ha avuto diverse fidanzate. Adesso è diventato direttore dell'agenzia Alfa, e questa è una cosa un po' inaspettata. Certo. Quindi non so se prima da agente speciale, adesso è sempre un agente speciale, però oltre a vivere le sue avventure è come se la sua area diciamo, di influenza, di responsabilità si fosse centuplicata, diciamo, perché Certo. voglio dire, se dirige un'agenzia Il doppio che ruolo è sempre è grossa, difficile. quella Ziaf è anche un apparato piuttosto grosso. Adesso hanno anche cambiato il design di questo edificio dove c'è l'agenzia Alfa. Anche nel fumetto che ho disegnato io c'è già l'edificio nuovo e Giardo ha fatto
tutto l'edificio utilizzando il 3D. E, insomma, è diverso, lui ha il suo ufficio, anche la casa di Nathan Never è diversa, non so se l'ho già fatto vedere. Comunque sì. E lui graficamente è cambiato come personaggio per quanto ti riguarda? Beh, cioè, il disegno di Bonelli ha una caratteristica che ogni disegnatore ha il suo stile, Certo. perciò anche lì ognuno un po' ci mette del suo, ecco, diciamo che è abbastanza vario, ma perché ogni disegnatore ci mette del suo, c'è cioè, chi ama più il manga, chi... fumetto realistico Certo. dipende, quello dipende dal disegnatore. Diciamo che viene data parecchia libertà, ecco. Credo che sia stato uno Nathan Never, deve essere stato una delle prime collane in cui Bonelli ha concesso di modificare la gabbia delle sei vignette, Esatto. uscendo un po', diciamo, questa è stata. Ed è una cosa con cui ti sei Credo trovato che sia subito a stato la tuo agio. Ponegro il primo esperimento in questo senso. Poi ho visto che anche altre collane hanno modificato. Ho visto che sono usciti anche dei Dylan Dog, che cioè completamente trasformati anche proprio come suddivisione della gabbia. Certo. E tu ti sei trovato subito a tuo agio con questa rottura della gabbia? Io sì, anche se non sono stati, cioè non sono uno di quelli che ha fatto tantissime modifiche, a parte me piace utilizzare molto la vignetta orizzontale, allora alcune pagine invece di fare la suddivisione classica, magari faccio quattro vignette orizzontali, quelle mi piacciono molto, non mi piacciono invece quando fanno le vignette con le linee diagonali, quello non... Non le ho mai utilizzate, non mi piacciono molto. Certo. Ultimamente disegno molte pagine col disegno che esce fino ad arrivare proprio al bordo della pagina stampata, diciamo, Certo. e anche con i personaggi che escono dalle vignette. Ma questo è, diciamo, anche per enfatizzare un po' di più il disegno, perché delle volte non so, ti faccio vedere un esempio. Sì. Per esempio, adesso cerco, Sì. non so dove averlo Tra l'altro qua. vedevo che nel 2016 hai fatto parte anche di un volume, Il morto visto da 24 autori. Esatto. Sì, perché sì, conosco Paolo Telloli. Sì. Abbiamo fatto una Sì, chiacchierata anche con lui, sì. lo conosco e mi ha chiesto di partecipare. Io sì, una cosa che ho fatto volentieri. E certo, altro personaggio storico, insomma. Ah, sicuramente sì. Paolo Quindi. Telloli è uno di quei personaggi storici del fumetto. E Assolutamente. lui è uno lui conosce tutti, c'ha un sacco di aneddoti, ma con aneddoti conosce anche, non so, personaggi, io ero amico anche con Ugo Pratt, insomma, Sì, ne sa. ed è stato anche insomma, una bella cosa, un volume dove 24 autori poi interpretano il morto, insomma, come il fumetto. Quindi è sempre bello Sì, quando ci sono sì, sì, sì. questi omaggi da parte di diversi disegnatori a un personaggio del fumetto. Sì, sono belle cose. Ok? Ecco, tu vedi questa pagina? Ah, Sì. ecco, aspetta che ho perso questa pagina qui, dove c'è questa. C'è una cosa un po' particolare delle sceneggiature di Beppi. Sì. La sceneggiatura è questa qua. C'è questa donna che dice, perché c'è questo ragazzo, loro. C'è Wow, questo è questo bambino, vedete c'è un bellissimo. bambino qua, questo qua è Scottos giovane, lo portano in un collegio, questo è il collegio, lui vede quel quadro, dopo arriva questo signore, vedi che già i personaggi qui escono dalla,
Sì, dalla dalla gabbia, gabbia, sì. perché c'è anche bisogno di spazio. Se io faccio una cosa più piccola, sì, andava bene lo stesso, però magari Molto più impattante così. va bene. Così Sì. invece dà un po' più di impatto. Esatto. Qui, se tu leggi la segnatura, c'è scritto questa accompagnatrice qua, che è quella che accompagna il ragazzo, disse: questa è la sua valigia. Quindi la segnatura c'è, la donna indica la valigia. Poi dopo vedi che c'è questo angelo qua. Questa è una statua che ho messo io lì per fare della scenografia, perché se no Sì. la Certo. sera cosa faccio? Poi lui che si china verso il bambino e il bambino nota il medaglione. Sì. E qui c'è anche la difficoltà di mettere, cioè, perché il bambino è basso, lui si deve chinare. Per fare queste cose, tu devi disegnare, se non lo fai in questo modo, devi disegnare delle cose con delle figure piccole che hanno un sacco di spazio attorno. No, no, ma è E, bellissima insomma, la. con questo sistema qua, insomma, da una Molto valida, poi cinematografica. praticamente non c'è nessuna azione, perché di azione non c'è assolutamente niente. Però è dinamica. C'è Hai tirato fuori una pagina che, insomma, c'è qualcosina. movimento, certo. Prende il movimento, ma se vedi la segnalatura non c'è niente. C'è questa donna che dice: questa è la sua valigia. Poi questi due parlano e lui si china verso il bimbo e lo saluta. E il bambino si accorge che lui ha quel medaglione. Sì, no, Questo è quello no, che dice bellissimo. nella pagina. Allora, allora, insomma, ho sfruttato questa cosa qua, insomma, mi sembra che sia venuto anche è una Ripeto, pagina discreta, bellissima, molto sfruttando le cinematografica. segnature che dovete poter appigliare a ben poco. Cioè, Certo. voglio dire, ho fatto vedere delle altre pagine. E qui è la bravura del disegnatore che si inventa un movimento che magari non c'è. No, sì, non c'è niente, perché vedi anche la figura di questa donna qua. Cioè, lo dico sempre come, ma devi metterci delle belle cose da disegnare nel fumetto. Almeno io mi posso aggrappare a qualcosa, però se non c'è niente io faccio fatica. Almeno lì Certo. c'era questa donna, io ne ho approfittato subito. Esatto. Dunque, No, beh, volevo ripeto, far vedere. la trovata grafica è molto bella, insomma, molto efficace soprattutto, oltre che bella. Ma allora, queste pagine ti faccio vedere questa, che è un fumetto già uscito, però non è a colori. Questo è un numero. Ma quindi non è uscito a colori questo? No, sono del colore di colore che ho fatto io. Solo sto cercando il numero di Nathan Never. Allora, il fumetto è questo. Sì. Il Nathan Never 377. All'inizio c'è Nathan Never che in una caverna praticamente incontra questo cyborg. L'ho fatto io colori così. Vuol dire, quando. Il colore è in digitale? Sì, sì. No, sì, ok, Sì. bellissimo. Cioè, quando ci sono delle immagini così è un po' più facile ricavare qualcosa da un disegno, perché c'è azione, c'è movimento, voglio Certo. dire. Dopo arriva Lex. Che bella Legs. Qui insomma, è che le pagine purtroppo. No, questa è un'altra. Questo non c'entra. Bellissime, bellissime davvero, e complimenti per il colore. Grazie. Faccio qualche esperimento così. Chissà come sarebbe questa qua. Questa qua si prestava a essere fatta Poi mi con piace acqua. molto lo sfondo, il dietro. Legs qui è molto sensuale. Beh, sì, Lex, io Beh, però ne cioè, approfitto rende subito, perché. esatto. Ma se dici, vedi la sceneggiatura, dici, leggi, più o meno, Lex va verso Nathan Never, mentre Nathan Never sta uscendo da. Si sta alzando, diciamo. Sì,
Sì. Ma io l'ho interpretata così, mi sembrava che funzionasse così. Comunque. Io parlo di quella di faccia, non quella di spalle di legs. Quella di faccia è veramente molto bella. Ah, no, grazie. Beh, sì, non è male. Non è male. Cioè, Mi buca sembra. proprio. E diciamo che, insomma, quant'è che, oltre che disegnare, quant'è che disegni le donne? È un bel po'. Ah, è tanto. A partire da esatto, quindi, Tanto, tanto. esatto, Mi quindi piace. si vede, assolutamente si vede. Si vede davvero. C'è un'espressione bellissima al viso. Sono un po' migliorato ultimamente, proprio perché grazie al tempo che hai a disposizione, poi grazie anche al fatto che con la tavoletta tu puoi modificare, 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 e allora cioè, diciamo io mi sono spostato negli ultimi tempi di muovere un po' di più i personaggi, di caratterizzarli, di stare molto attento all'espressione, perché io se no ho la tendenza a fare un po' dei manichini o delle espressioni non proprio azzeccate o dei personaggi un po' ingessati, cioè è la critica che mi viene fatta più di frequente questa qua, che faccio persone un po' che sono dei manichini un po' ingessati, un po' così, un po' inespressivi. Allora, ultimamente cerco di. Oddio, il E viso di poi io me Legs ne accorgo è. anch'io un po' le critiche non sono mai fatte a caso. No, 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 certo. Poi se ti fanno accorgere di qualcosa che magari non avevi metabolizzato e quindi poi magari ci lavori su, vanno bene. Sì, infatti uno poi. Ma io. Parto sempre dal concetto di i disegni devono piacere sostanzialmente a me. E Certo. poi mi chiedo anche, a me cosa piace? Poi magari prendo un disegno che mi piace, ho detto questo disegno qua mi piace, poi prendo il mio e se il mio non mi piace cerco di vedere la differenza. Perché Certo. io voglio ottenere questo risultato qua, cos'è che non va il mio disegno, che non mi piace? E allora così cerco di modificare, di cambiare, e poi Giusto. arrivo fin dove arrivo. Certo, Però ma e tu sei passato al digitale completamente adesso? per adesso sì. Ok, e quando c'è stato questo passaggio? È già qualche anno, Ok. che gradualmente, diciamo, sono Prima passato un misto e prima poi. un misto e poi adesso completamente digitale, anche perché c'è cioè, più usi il programma e più vedi le sue possibilità, diciamo. Ma E come mai hai cominciato a sperimentare qualche anno fa il digitale? Te ne avevano parlato, era curiosità tua? beh, io la tavoletta grafica, la Wacom, la comprai quando uscì non subito, infatti comprai il secondo modello della Wacom nel 2010. Quindi Ah, in ok, quindi. realtà io è da tanti anni che ce l'ho, però diciamo che l'uso così in maniera intensiva ho cominciato, perché prima ero molto diffidente, poi un po' alla volta ho cominciato a fare un po' di disegnini, così poi sono molto amico con Roberto Zagna, che Ah, grande. lui ha cominciato prima a usare la Wacom, e insomma vedo che faceva delle cose molto buone. E allora a un certo punto, qualche anno fa, un pochino alla volta, ho cominciato a utilizzarla sempre di più, e adesso faccio fatica a staccarmi di vederla. Adesso faccio un po' fatica, anche perché andando avanti con l'età, faccio fatica proprio a vedere i dettagli sulla carta. Certo. Delle volte devo prendere la lente, perché E quindi non ingrandendo a piacimento sulla tavoletta è più facile. sì, sulla tavoletta non c'è questo problema. Sulla tavoletta Certo. devi solo stare attento a non fare dei dettagli troppo Inutili, piccoli, diciamo, esatto, che sì, poi che non. diventano inutili, perché una volta Esatto. stampati diventa Non un si grigio vedono. indefinito che non serve a niente. Esatto. Sì. Peccato che non si facciano più i giganti.
degli altri personaggi che non, perché era un bel modo per vedere le tavole in una grandezza più giganti, sì, era bello giganti, esatto. queste belle pagine grandi Si sono sono mantenuti solo per limitate. Tex, ma esatto, però peccato, Io peccato però davvero. per i giganti usavo sempre lo stesso formato della tavola dell'albo più piccolo, cioè io Certo. non ho cambiato il formato perché mi trovavo bene su quel formato standard che ho sempre utilizzato, che è poi diciamo che è proporzionato agli strumenti che usi, cioè voglio dire il pennarello, usavo molto questo pennarello qua, Sì. è un Pentel, adesso questo non lo farò più, c'è degli altri nomi, questo è il Pentel JM10, poi adesso c'è questo qua, no. Beh, adesso comunque ne fanno tanti, ci sono anche questi pennelli qua giapponesi adesso, comunque Sì. fanno. Insomma, questo il pennarello ha un certo spessore, per cui utilizzando questo diventa un po' inutile utilizzare un foglio troppo grande, perché questo è il segno, utilizzando questo il segno non è molto grosso. Per utilizzare un foglio più grande, per lavorare su un formato più grande c'è bisogno di qualcosa che faccia anche un segno più grosso, quindi dipende anche dagli strumenti che usi. Certo. Quindi Assolutamente. se uno utilizza uno strumento che si può, diciamo come un pennino che si può allargare anche. Fa il segno più grosso, magari utilizza anche un formato più grande, insomma. Io ho visto dei disegnatori, per esempio, ho incontrato Cavenago a Bologna, un artista, ha fatto vedere i suoi disegni, il formato era più grande di quello che utilizzavo io, e utilizzavo i pennarelli però ci sono di diverse misure. Certo, poi uno Quindi deve è adattarli. anche abbastanza grosso, insomma. Poi ho visto che lui porta gli occhiali, forse lui ha bisogno di un formato più, perché anche dipende anche dalla vista, insomma. Certo. Ma ti manca un pochino la carta? Sì, un pochino sì, un pochino sì. E infatti io prima o poi voglio fare qualcosa su carta. Adesso ho dei disegni, devo regalare dei disegni, penso che li farò su carta, anche perché è una cosa che devo regalare, quindi Magari ogni tanto di un albo, che ne so, cinque tavole su carta. ogni Tanto tanto. Adesso, magari per quest'albo qua, che sto facendo adesso, non, no, perché c'è una scadenza. Per il prossimo, forse se non ho la scadenza, magari comincio a prendere in mano la carta, a fare un po', insomma, perché è certo. anche bello avere qualcosa su carta, insomma, Sì. nel tuo lavoro. Guardare sempre qua sul video, poi, ma sì, Anche va perché se bene. li fai su carta poi basta digitalizzarli e li vedi uguali sul video, quindi Sì, però è vero. manca quella fisica, insomma, la bellezza della tavola è. Anche se penso che alla fine, anche se utilizzerò la carta, il definitivo magari sarà sempre quello col video, perché inevitabilmente, sul Certo. video, farò dei ritocchi Ma per certo, forza di quello ci cose, sta, uno fa. perché l'alternativa sulla carta disegni utilizzando il bianchetto, diciamo, che Certo. è l'unico che può contrastare il pennarello, diciamo, perché se usi la china puoi utilizzare anche la tempera bianca. Però io la china non la utilizzo, ma comunque sì, alla fine è difficile fare un disegno senza doverlo fare qualche ritocco, insomma, c'è sempre qualche pezzetta bianca, Certo. qualcosa. Ma anche perché uno magari vuole cambiare qualcosa, vuole migliorarlo, quindi ci sta, insomma. E, io a questo punto chiuderei con l'appello
alla Bonelli di vogliamo o un Tex o un Zagor o un Dylan Dog di Bonazzi, assolutamente. Quindi questo è un Magari. appello che continueremo a fare. E noi da lettori, a me piace, mi piace tantissimo quando c'è qualche disegnatore che si sposta momentaneamente o fa un esperimento su un altro personaggio, perché vedi la mano di una persona che hai ammirato su un personaggio, come si adatta o come interpreta, ecco, come interpreta un altro personaggio. Quindi secondo me è bellissima questa cosa. Poi certo, io capisco che a livello... Se ci vediamo ancora, magari trovo quelle pagine di Zagor che ti Ma come dicevo, no? Ma sono due, assolutamente. non sono tantissime, sono due, però Certo. almeno No, ma poi magari sono chissà se nel frattempo curiosissimo. riesco a fare qualcosa anche di Terkis, ma non so, perché con questo disegno qua, cioè con questo robo qua sono un po' indietro. Certo, assolutamente. Assolutamente ci Guarda, se mi organizziamo allora. dai 5 minuti, io se non altro perché ho perso del tempo prima che ci vedessimo. Sono andato giù in garage, ho preso delle cose che erano di quando ero andato a scuola e poi anche delle cose che ho fatto per la pubblicità che con fumetti ho Ah, fatto da come no? poco. Magari. Magari, certo. Allora, vediamo, perché faccio vedere qualche disegno che ho fatto. Beh, uno solo, l'unico che ti faccio vedere che riguarda, un attimo, questo qua. Questo Sì. è l'unico che ti faccio vedere perché è un po' interessante. Questo qua è un bozzetto che ho fatto addosso addosso per un manifesto. Poi dopo Ok. l'originale non... chissà dove, non lo so. Ok, È un manifesto sull'ecologia. molto bello. È interessante perché vedi qui la E all'inizio è una E molto grezza in un panorama molto, molto naturale. Certo. Poi andando giù, compare l'uomo, ci sono i primi insediamenti, alla fine c'è una metropoli, però la E diventa sempre, sempre più geometrica, no? Certo. Diventa, sì, diventa un disegno sempre più raffinato. Alla fine, nel manifesto finale, sotto qui sarà con delle cromature, no? Perciò una A. Molto, molto elaborata con delle Molto cromature. industriale, certo. Però il paesaggio dietro, invece di essere bello, naturale, sarà così, molto, molto fumoso, molto Bellissima inquinato. trovata, perché già solo la scritta dà proprio l'idea del cambiamento e del peggioramento. Però io ho tirato fuori perché mi sembrava tutto sommato abbastanza attuale, insomma. È proprio il Purtroppo sì. concetto che esprime molto un problema che è attuale, insomma. Esatto, purtroppo è molto attuale. Così, poi vediamo, ci sono delle altre cose. Ecco, questo qua sono dei disegni. Allora, sì, un attimo, Sì. voglio questo qui, devo fare così. Questo qua era perché ho fatto un po' di tutto all'inizio. Questo qua era una cosa per l'alfabeto degli animali, una cosa che questo era un'edizione, adesso non credo che non ci sia più. È stato uno dei pochi disegni con questo stile qua che ho fatto. Queste cose qua che vedi però sono per l'agenzia di pubblicità. C'è Ah, stato un però. periodo che andava molto l'aeropenna, perché prima che ci fosse l'invasione del computer. Sì? L'unico modo per fare cose di questo genere era utilizzare l'aerografo, che è una tecnica, cioè, complicatissima, perché Sì. bisogna farlo su carta, bisogna mascherare tutto. Per fare, non so, questo bicchiere col vino rosso, devi mascherare tutto attorno, spruzzare, e quando spruzzi il colore non vedi bene il contrasto perché hai tutta la mascheratura attorno. Ed è una tecnica molto molto lunga, però per fare queste cose qui, Fai questo bene a qua è... spiegarlo, perché oggi come oggi col computer una cosa così si fa in 5 minuti, però spieghiamo Esatto. bene che all'epoca c'era un lavoro dietro enorme, Esatto, artistico ed sì. enorme. Sì, per fare dei disegni così,
ogni volta che fai una sfumatura devi mascherare tutto. Eh sì, Quindi viene fatto a strati. Esatto. sono ore e ore di lavoro. Questo qua è una cosa Impieghevole per sì. necessaria, impieghevole, sì. Questa è una tecnica mista, metà aereopenna, metà pennello. Bellissimo. Ecco, questo qua è pittorico, questo qua è mio papà. Questo Ah, signore qui è mio papà. che bello. qui ho fatto parecchi disegni per questa ditta Elisea. Questo qua non l'ho commissionato dall'agenzia Motiv, che adesso anche questa non c'è più adesso a Ferrara, perché sì, sono andati, tutti andati in pensione. Anche questo qui è un po' un misto, c'è il fondo fatto con l'aeropenna, c'è la palma che è fatta a colori, questo è sempre con il fotopennello. Questo qua è un'altra, questa è un'altra cosa fatta con l'aerografo, anche questo è Mamma mia. un lavoro così semplice, fatto su carta, ci mettevi un sacco di tempo. E Ci poi se credo. sbagliavi qualcosa era un dramma. Lì non c'era il bianchetto, bisogna rifare tutto, credo. Ah, era dura. Cioè, potevi, avevi un minimo di correzione, però era dura. Poi, anche perché Io le non cose. l'ho mai fatto, ma pensare di farla a mano questa cosa, penso che sia No. veramente un lavorone. Questo qua non. Puoi farlo solo con l'aereografo. Questo tipo di Esatto. sfumatura qua, perché il pennello non ci riesce. Infatti, è dedicato per disegni di questo tipo qua. Questo infatti è Esatto. la pubblicità di un materasso, questa. Boh, Esatto. questo non lo so, questo è solo uno schizzo così, roba mia, questo che stavo provando i pantone, questo mi viene in mente. Questo è un altro lavoro di pubblicità. Ah, beh, qui sarebbe. Aspetta, sarebbe visto così poi. Ecco. Ah, ok. Questo qua è un misto, c'è la piuma fatta a pennello e il resto è fatto. Questa è la foto, qui c'è un riflesso, è una foto proprio di impieghevole questa. Questo qua è un altro lavoro fatto per un'agenzia pubblicitaria. Wow. Questo qua mi avevano dato le foto per fare questo, che erano fatte però in inverno. Ah, quindi tu l'hai dovuto E la trasformare in luce è estate. completamente diversa. Proprio. Certo. Dopo io l'ho dovuto trasformare così, insomma, come se fosse stato. Un lavorone. Questo qua è un'altra pubblicità. Io ho usato la tempera, colori a tempera. Qui Molto bello. non c'è aereopenna, c'è sfumatura qua sulle tegole, qui è tutto fatto, sì, forse solo lo sfondo azzurro del cielo in aereopenna, il resto è fatto tutto a pennello. Molto bello. Ecco, questi qua sono i lavori. Beh, sì, praticamente. Qui c'è un'altra illustrazione qua. Questa qua Wow. era stata stampata su. L'ho usato come copertina su fumo di china. C'era ancora Bonelli, è stato parecchi anni fa comunque. Bellissima. Questa è una commission. Ah, qui ho ritagliato, ho preso quello sbagliato perché avevo cambiato dimensione la faccia di Nathan. Vabbè. Sì. Quella di prima, quella copertina di fumo di china è strepitosa. Veramente bella. Qui ho utilizzato il colore come cioè lasciandogli un po' di lasciando un po' materico, diciamo, capito? Come se Certo. fosse con poche sfumature, insomma, un po' correlato. Sì, molto bello. Ma poi la posa, bellissimo. Wow. Bello davvero. Così, dai, ti ho Complimenti. fatto vedere un po' di Grazie, no, davvero disegno. grazie perché queste sono tutte cose che non solo è bello vederle, ma avere il privilegio di vedere con chi te le spiega perché le ha fatte e quindi ti spiega come sono fatte, quindi è lì Ah, che diventa una cosa manca solo speciale. una cosa, l'ultima, perché ho fatto anche qualche copertina per l'editrice Nord.
Ah, Una ok. volta c'era l'editrice Nord, una volta che era la maggior casa editrice italiana di libri di fantascienza. Sì. Adesso non credo che ci sia più, però è una casa editrice che Mi per tanti ricordo, mi anni ha ricordo. pubblicato tantissimi libri di fantascienza, molto belli. Cioè, tra i quali libri, cioè, c'era tutto il ciclo di Dune, ad esempio, per dirne una. Sì. Che oggi è tornato di moda alla grande con i due film nuovi. Esatto. certo. Esatto. E allora ci mettiamo d'accordo e se trovi quelli e le due tavole di Zagor di prova e ci organizziamo per una puntata del salotto e Io ti no, ringrazio sono io che ringrazio te che mi hai dedicato. per i complimenti per tutto il tuo lavoro strepitoso. Grazie per il tempo che mi hai concesso e per le cose, per le chicche dietro le quinte che ci hai fatto vedere perché è un privilegio enorme. Quindi grazie davvero. Grazie a te, tutto Alla alla prossima. prossima occasione.